Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come avrete intuito, oggi parliamo di auricolari e per la precisione di questi auricolari della Holyaid, una marca che produce praticamente solo auricolari di vari tipi, di vari modelli, per tutte le esigenze e con un rapporto qualità-prezzo secondo me spettacolare. La cosa bella di questi auricolari è che comunque nella loro, diciamo, economicità hanno prestazioni e materiali di ottimo livello. Questi auricolari me li ha mandati la Holyaid e li ringrazio, dicendomi se li volevo provare e nel caso mi fossero piaciuti se li recensivo. Quindi nel caso fosse stato un prodotto scadente o che non ritenevo adatto non l'avrei recensito, mentre sono rimasto veramente entusiasta e li ringrazio ancora per avermi dato la possibilità di scegliere se recensirli o no, perché comunque se un prodotto è scadente, anche se uno te lo manda, veramente non è corretto nei confronti degli iscritti o di chi mi segue fare una recensione, mentre in questo caso, avendo avuto la libertà di scegliere e dopo averli provati, ho scelto appunto di recensirli, perché veramente per circa 30 euro non si può chiedere di più a degli auricolari. Quindi adesso li guardiamo un attimo da vicino e poi faremo anche un test, perché essendo auricolari fitness li proveremo anche correndo e poi comunque chi vuole li può provare anche facendo altri sport. Quindi adesso guardiamo cosa c'è nella confezione, come abbinare al nostro smartphone, poi li andiamo a provare correndo e sotto la pioggia, perché comunque sono impermeabili, perché sono IP65 come grado di impermeabilità e la pioggia non gli fa praticamente niente. Quindi adesso guardiamoli da vicino. Allora, nella confezione troviamo, andiamo ad aprirla subito, la scatoletta con gli auricolari che guardiamo tra un attimo, poi abbiamo i gommini di varie misure in base al nostro orecchio, il cavetto di ricarica della scatoletta, che è quella che va a ricaricare le nostre cuffiette quando le andiamo ad inserire al suo interno, e poi qua troviamo il manuale di istruzioni, la cosa bella che c'è anche in italiano. Quindi spostiamo tutto e guardiamo le nostre cuffie. Ragazzi, le cuffie sono queste, sono veramente fatte bene, per 30 euro non si può chiedere di più. La cosa veramente interessante è che hanno una durata di 5 ore di utilizzo più o meno, io ho visto che sono un pochino meno di 5 ore, però comunque durano veramente tanto dal punto di vista della carica della batteria, e in più la base di ricarica, o meglio quando noi le andiamo a inserire all'interno della scatoletta, questa scatoletta che le protegge e in più le ricarica, e le ricarica di altre 6 volte. Quindi abbiamo circa 5 ore qua più altre 30 ore di ricarica nella scatoletta, poi calcoliamo che è meno perché ho visto che durano un po' meno, però facciamo che abbiamo un totale di 30 ore totale anziché 35. Comunque secondo me per 30 euro è tantissimo, e poi ditemi voi, ma per 30 euro è tantissimo. Allora, come vedete, hanno questo aggancio da mettere dietro l'orecchio, appunto perché essendo una versione fitness, queste, diciamo, auricolari non devono cadere quando corriamo o quando facciamo attività sportiva. Quindi la prima cosa che andiamo a fare è associarli al nostro smartphone. Ok, per prima cosa dobbiamo andare a premere i due pulsanti sugli auricolari per circa 2 secondi. Ok, vedete che l'auricolare lampeggia rosso e blu, a questo punto entriamo nelle impostazioni del nostro Bluetooth e aspettiamo che lui rilevi le cuffie T1. Ecco, vedete che le ha già rilevate, quindi ci selezioniamo sopra la scritta T1 e aspettiamo che il telefono si abbini con le cuffie. Vedete che qua è uscito il simbolo delle cuffie. Ok, gli auricolari sono già abbinati. A questo punto non dobbiamo fare altro che indossarli. Quindi per indossarli basta farla girare intorno all'orecchio e inserirla nel nostro orecchio. Quindi vedete che abbiamo questo archetto in plastica che gira intorno all'orecchio, che non ci fa uscire la cuffia neanche volendo, cioè vedete come questa cuffia rimane veramente ferma. La cosa bella è che possiamo indossarne solo una, quindi possiamo ascoltare la musica, rispondere alle chiamate da questo auricolare o mettere anche questo e quindi avere un suono stereo, o avere solo questo e togliere questo, cioè è indipendente la cosa, quindi non importa quale dei due andiamo a indossare, ma possiamo indossarne o solo uno o tutti e due, perché tutti e due comunque hanno il pulsante che permette di rispondere, mettere in pausa, passare alla canzone dopo, tutte queste funzioni che ha sia un auricolare che l'altro. La cosa bella, come vi dicevo prima, che ci sono le istruzioni in italiano e non è cosa da poco, perché è vero che
gli auricolari non hanno tante funzioni, però avendo un pulsante che le gestisce, bisogna anche sapere questo pulsante cosa fa: accendere, spegnere, play, pausa, andare alla traccia precedente, traccia successiva, alzare il volume, rispondere alla chiamata, terminare la chiamata, rifiutare la chiamata, rispondi alla seconda chiamata, mantieni la prima, rifiuta la seconda chiamata durante la prima chiamata, passare da una chiamata all'altra, rispondere alla seconda chiamata e terminare la prima, terminare la seconda chiamata e passare prima alla prima chiamata, attivare e disattivare la attivare e disattivare l'assistente vocale, perché comunque hanno anche una voce che ci dice quando loro sono accesi, quando sono spenti, quando gli facciamo fare comunque qualche funzione, c'è una vocina che ci dice cosa gli abbiamo fatto fare a questi auricolari. Io direi che dal punto di vista audio li ho trovati veramente buoni. Ovvio, non sono le AirPod della Apple, assolutamente no, ci mancherebbe, costano circa 30 euro contro i 150 e più, dipende dalla versione, di quelle Apple. Ma per 30 euro tanta roba, e in più sono versione fitness, quindi per chi va a correre sono resistenti alla pioggia, resistenti all'umidità, quindi per chi va a correre, per chi fa attività sportive di vario tipo può averle su sia per rispondere al telefono che per ascoltare musica, e anche dal punto di vista delle chiamate, a rispondere alle chiamate il telefono si sente bene, anche perché comunque questi auricolari hanno il Bluetooth 5.0, quindi il massimo che c'è adesso a livello di Bluetooth. Quindi secondo me adesso non ci resta che andare a testare mentre corriamo, che vediamo come si comportano all'orecchio, se stanno ferme, se si muovono, che poi è una delle sue, diciamo, cose principali che hanno queste auricolari con questo archetto in plastica qua dietro, che sembra una stupidata perché sembra molle come il fico, ma uno non si sente, non dà per niente fastidio, che secondo me è la cosa importante, perché magari uno corre per un'ora, due ore, tre ore, e avere questo che dà fastidio non va bene, o che magari l'orecchio inizia a indolenzirsi, mentre qua questo proprio non si sente. Infatti non tira tantissimo, esistono altri modelli in cui questi, diciamo, archetti stringono molto di più, ma dopo un po' danno fastidio, mentre questo proprio non si sente, non fa assolutamente male, anche perché le plastiche secondo me sono veramente buone. Quindi adesso andiamo a testarli e corriamo sotto la pioggia, perché comunque sta piovendo. Ok ragazzi, dal punto di vista audio vi ho già detto sono ottime, essendo cuffie fitness si usano per correre, ma essendo IP65 la cosa è bella che pur costando poco hanno un grado di impermeabilità che ci permette di correre sotto la pioggia come sto facendo io adesso, perché adesso in effetti sta piovendo, giusto per farvi capire, è tutto bagnato e sta piovigginando. Questo per farvi capire che se volete correre in tutte le condizioni, con queste potete veramente correre in tutte le condizioni, perché con l'impermeabilità IP65 vi permette di correre sotto la pioggia. Ovviamente non potete farci il bagno o immergerle in piscina, però correre senza nessunissimo problema sotto alla pioggia, che poi è quello per cui sono nate queste cuffiette fitness, che veramente meritano per il loro rapporto qualità-prezzo. Perché ragazzi, se io recensisco un prodotto è perché veramente credo nel suo rapporto qualità-prezzo, e questo ragazzi è uno di quei prodotti, perché per circa 30 euro di cuffiette veramente si ha tanta roba. Quindi correndo non si ha nessunissimo problema di perderle, cioè guardate come stanno ferme, mentre corro muovo pure la testa a manetta, adesso vomito, però le cuffie non si muovono. E questa è una delle caratteristiche ovviamente che le distingue dalle classiche cuffiette che usiamo tutti i giorni. Queste ovviamente le possiamo usare a fare tutto. Io le sto provando a correre, ma le possiamo usare in palestra, le possiamo usare per fare qualsiasi attività, ovviamente non in piscina perché sono impermeabili, ma non sono subacquee. Quindi adesso direi che possiamo anche rientrare. Allora, ho corso, avete visto come questi auricolari stavano fermi, veramente immobili, e come però non danno per niente fastidio, sembra di non averli, dopo 2-3 minuti che si hanno è come non averli, ed è una cosa secondo me veramente utile, perché correre e fare sport non bisogna avere qualcosa che dà fastidio. In più ragazzi vi lascio anche dei codici sconto da applicare all'interno di Amazon, perché questi auricolari sono venduti da Elie direttamente su Amazon, quindi
quindi li vende la Elie direttamente, ma li spedisce Amazon. Nel caso le vogliate acquistare, vi lascio il link e il coupon sconto per acquistarle, perché secondo me, per chi vuole fare attività sportiva o vuole avere degli auricolari che non vuole perdere o meno, perché comunque pensa che gli auricolari, quelli che si appoggiano solo dentro, ha paura di perderli o meno, con questo problema non c'è. E ripeto, costano circa 30 euro con una base dove riporli per non perderli quando non li abbiamo all'orecchio, e che li ricarica 5-6 volte, quindi voglio dire, tanta roba per 30 euro. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato sul canale questi auricolari della Elie 8 e T1 vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial. Ciao!